non solo anziani, la cooperativa La Picena lo ha presentato alla Fondazione Cassa di Risparmio. La Fondazione Cassa di Risparmio, che ha mostrato una straordinaria sensibilità nei confronti delle problematiche degli anziani, non solo quelli ospiti del Centro Primavera, ma anche quelli presenti ultra 65 anni nella città di San Benedetto del Tronto. Quindi, a conclusione, non possiamo che ringraziare tutti quelli che sono stati coinvolti e hanno partecipato al raggiungimento di questi ottimi risultati. Non ultima la direttrice del Centro Primavera, Nicoletta Marinangeli. Voglio quindi ringraziare tutte le associazioni, questa importante rete che siamo riusciti a mettere insieme, l'associazione Iris Insieme a Te, l'associazione Sinestesie, l'AVUS, l'associazione CHAP, l'associazione Sulle Ali dell'Amore, l'Università della Terza Età, l'associazione Antoniana Eventi, il Comitato di Quartiere Sant'Antonio, l'ASUR, che ci ha dato anche una mano, e non ultimo il Comune di San Benedetto del Tronto. Naturalmente nella persona del sindaco, sicuramente il sindaco Piundi, la persona dell'assessore ai servizi sociali Carboni Emanuela, che ci è stata sempre vicina nella realizzazione del progetto, e un particolare, straordinario, sentito ringraziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, nelle persone del presidente dottor Angelo Galeati e del vicepresidente dottor Raniero Viviani, che ringraziamo ancora una volta sentitamente. La nostra associazione è nata nel 2014 ed è stata costituita prevalentemente da familiari di persone malate di demenza. Lo scopo quindi dell'associazione è quello di aiutare e sostenere prevalentemente i familiari nel loro compito di assistenza al parente malato. Dell'associazione fanno parte anche molti operatori del settore, medici, infermieri, assistenti sociali, e questo fa sì che l'obiettivo dell'associazione venga sempre tenuto attentamente sotto osservazione e destinato allo scopo precipuo. Crediamo fermamente in questi progetti, soprattutto insieme appunto all'associazione Sinestesie, perché il movimento, la musica, le arti terapie e ora anche la scienza ci dice che possono aiutare, hanno un fondamento in un aiuto significativo, non nella cura, ma nell'aiutare, nel migliorare la qualità della vita delle persone malate. Campagnola bella, utilizza proprio tutti gli elementi della musica e per entrare proprio in relazione e in comunicazione con le persone. Diciamo che in questo caso è stato molto semplice perché gli ospiti sono molto, molto interattivi e propositivi. Attraverso ad esempio la ricerca di alcune musiche da loro proposte, proprio si è andato poi a toccare, a ripercorrere una memoria non solo personale ma anche culturale. E poi attraverso l'uso degli strumenti c'è stata tutta una parte che va a toccare anche la riabilitazione, perché immaginate un anziano che riesce a prendere un battente e a suonare, non solo si tocca un aspetto musicale, no? Di tenere il tempo e il ritmo della musica, ma c'è anche una prensione, per esempio con le mani. Che cos'è la danza movimento terapia? È un metodo, è un approccio specifico mirato a migliorare le qualità psicofisiche delle persone, dei soggetti ospiti del centro diurno Primavera.
È un approccio prettamente non verbale, quindi si utilizza il movimento, il corpo attraverso la musica e attraverso anche l'utilizzo di diversi materiali, quali stoffe, piume, palloncini. E questo perché si ha l'obiettivo di andare a stimolare la propriocezione sensoriale e a mantenere le capacità residue delle persone, dei soggetti anziani. No, ma Allora, anche come hanno iniziato, per carità. a me è piaciuto subito dal primo giorno. Sì, molto affabili, molto paziente, perché c'aveva una pazienza. No. Certo. Ma anche perché mi facevano ricordare subito dai primi momenti che parlava la ragazza, gli anni passati, capito? Siccome io, adesso diciamolo così, di notte quando non dormo, la mia mente va a quello che ho fatto, a quello che ho passato quando ero giovane, ma soprattutto mi ripeto le poesie, le canzoni, i posti, tutto con la mente. In fondo a un viale ho trovato un centro sociale culturale. Beh, per curiosità, solo per curiosità sono entrata e in giro mi sono guardata e ho trovato tanta gente che come me cercavano amicizia di per di. E uscì con comprensione e tanta allegria, il tempo passa in buona compagnia con tutti voi. Evviva i centri anziani, evviva il centro primavera!